Ricordiamoci, l'intento di studiare Torah è di connettere la nostra anima a Dio, mettere in pratica e portare la redenzione. Shalom a tutti. La Torah aveva parlato precedentemente dei pensieri negativi che possono venire nella mente di una persona, come lottare contro essi. Ora la Torah parla specificamente dei pensieri negativi che ti avvengono in mezzo al servizio divino, dunque in mezzo alla preghiera. La Torah dice così: se ti vengono in mente dei pensieri di desiderio e altri pensieri estranei in mezzo al servizio divino, studi che stai studiando Torah, oppure stai pregando con intento, non dai retta a loro, ma distogli la tua mente immediatamente da essi. E non essere sciocco e cercare di elevare questi pensieri negativi. C'è una tecnica spiegata nella Kabbalah che se uno, per esempio, ha un desiderio, ha un amore verso una cosa materiale, di elevare il sentimento che ha dato nascita a questa voglia. E dunque, se uno ha un amore per una cosa materiale, ridirigere questo amore verso Dio. Però la Terebbe dice: stai attento, questo è vero che esiste questa tecnica, ma non è per tutti, è solo per i tzadikim. Perché uno tzadik, un giusto, ha eliminato il male dal suo cuore, non ha pensieri negativi suoi. Pensieri negativi sono pensieri negativi di altre persone. Come sarebbe dire che pensieri negativi di altre persone? Ogni tzaddik ha i suoi discepoli che sono legati a lui. E quando un discepolo ha un pensiero negativo che non riesce a scacciare dalla sua mente, allora lo tzaddik interviene per aiutarlo. E dunque questo pensiero negativo arriva nella mente del tzaddik in maniera molto raffinata ed elevata. Arriva nella mente del tzaddik. Lo tzaddik eleva la sorgente di questo pensiero negativo e così facendo aiuta il chassid, il discepolo, a eliminare il pensiero negativo dalla sua mente. Però una persona comune, che lui stesso ha del male nel suo cuore, come può pensare di elevare questo pensiero negativo? Tu sei legato giù, come fai a elevarlo su? Nonostante ciò, il fatto che tu sei giù e dunque non puoi elevare la sorgente del sentimento di questo pensiero negativo e ti può deprimere, come? Io sono a un livello molto basso. La Terebbe dice: nonostante ciò, il tuo cuore non deve cadere, non deve essere giù di questo, essere triste nel momento che stai servendo Dio, perché nel momento del servizio divino deve essere una grandissima gioia. Ma al contrario, devi sforzarti ancora di più, aggiungere coraggio con tutta la tua forza nell'intento della preghiera, con gioia e grandissima alacrità. Perché? Perché deve portare gioia il fatto che è molto pensiero negativo? Normalmente dovrebbe portare tristezza. Allora la Terebbe dice: devi mettere a cuore, perché ti è venuto questo pensiero negativo? Questo deriva dalla parte sinistra, dall'anima animale, dalle forze negative, che sta facendo una guerra, una lotta contro l'anima divina nel cuore del Benoni. Adesso noi sappiamo le tecniche di lotta. E quando due persone stanno lottando e uno sente che sta per essere sconfitto, in quel momento lì, che sai che tra poco ti buttano a terra, sarai sconfitto, tu lì ti metti tutta per buttare il tuo avversario a terra. E dunque, quando l'anima divina si sforza con tutte le sue forze per pregare bene con intento o per studiare Torah bene come Dio vuole, con amore e timore, in quel momento lì, lo Yetzer Hara, l'anima animale, l'inclinazione negativa, si sente minacciata. E dunque cosa fa? Ti manda dei pensieri negativi. Dunque, il fatto che ti è arrivato un pensiero negativo
un pensiero improprio, un pensiero di lussuria, questo deriva dal fatto che stavi pregando bene, talmente bene che l'anima animale si è sentita minacciata e ha dovuto reagire. Se invece tutta preghiera ti è andata liscia, può darsi che l'anima animale ti ha detto tanto questa preghiera, comunque non vale un fico secco, non dobbiamo neanche disturbarlo. Ok, poi te lo dico un altro discorso, che lui veramente prega bene, dunque non c'è disturbo perché ha eliminato il male. Ma da una persona comune può essere un segno che la sua preghiera non era al massimo. Quando l'alter ebbe precedentemente parlava dei pensieri negativi che ti arrivano in mezzo al tuo lavoro, ai tuoi affari, l'alter ebbe ha detto: devi gioire. Perché devi gioire? Perché stai osservando il comandamento di non seguire il tuo cuore e i tuoi occhi. Lo sappiamo, nello Shema c'è questo comandamento di non seguire il nostro cuore. Però questa gioia, questa motivazione per la gioia non è applicabile quando tu stai pregando, perché nel momento della preghiera tu devi concentrarti sulla preghiera, non distogliere la tua mente da pensieri negativi. E dunque per questo motivo adesso Atrebbe risponderà specificamente riguardo la preghiera, come gioire nonostante i pensieri negativi che ti arrivano. Perché chiaramente se i pensieri negativi ti disturbano da pregare, non c'è un momento di gioia. E dunque Atrebbe dice: no, ricordati che i pensieri negativi sono una prova che stai pregando bene, e dunque anche questo ti aiuta a pregare ancora di più, perché stavo pregando bene, la mia preghiera stava avendo effetto e minacciando le Yetzirah, dunque adesso mi concentro ancora di più. L'altra ebbe ha parlato precedentemente di una persona che sta pregando, in mezzo alla preghiera gli arrivano i pensieri negativi. Allora te dice: non demoralizzarti dal fatto che ti sono venuti dei pensieri negativi, perché il fatto che sono venuti dei pensieri negativi vuol dire che stavi pregando bene. Siccome stavi pregando bene, l'anima animale si è sentita minacciata dalla forza della tua anima divina che c'era durante la preghiera, e di conseguenza ha dovuto fare il contrattacco. La Terebbe ha portato l'esempio di due persone che stanno litigando. Quando una persona si sente che sta per essere sconfitta dall'avversario, in quel momento lì ce la mette tutta e cerca di capovolgere la situazione, di buttare il suo avversario a terra. E dunque la stessa cosa nella lotta tra le nostre due anime, l'anima divina e l'anima animale. Quando l'anima divina sta pregando con concentrazione, facendo una buona preghiera, l'anima animale si sente minacciata e di conseguenza manda dei pensieri negativi per cercarti di distrarti, di depistarti. E dunque l'alterebbe continua nel time di oggi: non come il mondo era pensando, siccome ti è venuto un pensiero negativo vuol dire che la tua preghiera non vale un fico secco. No, sbagliato. Avrebbero ragione loro, quelli che dicono che la preghiera non vale niente se c'è un pensiero negativo, se ci fosse solo un'anima, e questa anima, essa prega, e essa pensa pensieri strani. Dunque il fatto che la stessa anima che dovrebbe pregare pensa dei pensieri strani vuol dire che la preghiera non è seria. Poi in realtà sono due anime, che queste due anime combattono una contro l'altra per conquistare la mente della persona. Ognuna di esse desidera che la mente sia piena soltanto dei suoi pensieri, delle sue volontà, eccetera. E dunque tutti i pensieri di Torah, di timore di Dio, derivano dall'anima divina. E tutti i pensieri di cose materiali derivano dall'anima animale. Soltanto che nonostante il fatto che sono due anime, ma non sono totalmente distaccate una dall'altra, l'anima divina è investita nell'anima animale. E di conseguenza cosa succede? Che quando l'anima animale pensa dei pensieri negativi, questi hanno un impatto negativo
sull'anima divina e ci sconcentrano a noi dalla preghiera. E dunque sono due cose separate. Il fatto che ti è venuto il pensiero negativo non vuol dire che non stai pregando bene, ma il contrario. E la terapia porta un esempio. Immaginatevi che c'è una persona che sta pregando con intento, con devozione, e viene di fronte a lui una persona malvagia, un idolatra, e gli parla con lui, con questo che sta pregando, per confonderlo. E dunque, chiaramente questa persona ti confonde, questo malvagio. Però lui è una cosa separata da te. Cosa è la tecnica adesso per continuare a pregare senza disturbi? La tecnica è non rispondergli né bene né male, fare finta che sei sordo, non senti niente, e concentrarti ancora di più, più forte, in maniera più forte, più elevata nella tua preghiera. E così mettere in pratica quello che dice il versetto: non rispondere allo sciocco, se no scendi al suo livello. E così in questo caso qui non devi rispondere niente contro questo pensiero negativo, né al malvagio che ti disturba, né al pensiero negativo che ti arriva dalla tua anima animale. Perché se c'è una lotta tra il panettiere e il spazzacamino, anche se ha vinto il panettiere, però ha perso comunque, perché è rimasto sporco, tutto nero. E dunque, se tu lotti contro questo pensiero negativo, anche se alla fine riuscirai a vincerlo, però comunque ti stai insozzando. E dunque la tecnica è: ignoralo totalmente. Fai finta che sei sordo, non ne sai niente, non sta parlando un'altra persona, tu non c'entri niente. Distogli la tua mente totalmente da questo. E aggiungi coraggio nel tuo intento, nella tua forza, nella tua preghiera. E se vedi che ti è difficile, distogli la tua mente da questi pensieri, perché ti stanno proprio assillando con grande forza, allora cosa devi fare? Devi abbassare la tua anima a Dio e supplicare Dio nel tuo pensiero che abbi pietà su di te, con la sua grande pietà infinita, come che un padre ha pietà sui figli. E noi siamo figli di Dio perché la nostra anima deriva dalla mente di Dio, come l'avrebbe spiegato nel secondo capitolo di Tania. E dunque in questo modo, stesso modo, Dio avrà pietà sulla tua anima divina che deriva da Lui mentre sia. E dunque ti aiuterà a salvare la tua anima divina da queste acque turbolenti, da questi pensieri che ti confondono, che non ti lasciano pregare bene. E Dio farà questo salvataggio della tua anima divina perché? Non per i tuoi meriti, ma per se stesso. Perché il versetto dice che la nostra anima è proprio una parte essenziale di Dio. E dunque Dio lo fa perché? Per suo disonore salvare se stesso. Shalom a tutti!